Adesso facciamo un'ultima acquisizione nel visibile, perché il drone che utilizzeremo adesso invece è un drone con un sensore molto spinto, un sensore da 20 megapixel, e ci consentirà poi di fare delle elaborazioni sulle immagini. Di che cosa approfittiamo oggi sul visibile? Approfittiamo che il vento a terra è praticamente inesistente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la foglia non oscilla. Perché nell'elaborazione di prossimità è fondamentale che il target sia fisso almeno in 3 fotogrammi. Quindi quando c'è molta ventilazione a terra, quando c'è molto vento a terra, vi conviene volare più in alto, perché in questo caso l'integrazione ottica farà sì che il terreno sarà relativamente più statico. Se voliamo troppo bassi, perché siamo interessati a molta definizione, quando le foglie si muovono non verrà fuori nessuna informazione. Chiaro? Dunque, questo mezzo è un Falcon 4 Pro, che io considero forse tra i più versatili, evoluti al mondo. Questo mezzo ha 2 costellazioni, ha una batteria a cella doppia. La batteria è completamente gestita da un controllore, significa che se per esempio la temperatura è inferiore a 15 gradi il drone non decolla. In quel caso bisogna mandarlo in hovering, aspettare che si riscaldi la batteria e il drone può decollare, perché la qualità del volo dipende dalla qualità delle batterie. Quindi volo affidabile, cura nelle batterie. 1,380 kg mi pare. Sensore a bordo da 20 megapixel che Sony ha creato appositamente per DJI, perché qual è l'importanza di avere un sensore, questo è circa un pollice, avere un sensore grosso, perché il problema non sono i megapixel, la qualità del fotogramma dipende dalla distanza tra i pixel. Quindi se il sensore fosse 40 megapixel come quello di un telefonino, però avremo dei pixel distribuiti in 5 mm, noi avremo un'interferenza reciproca tra i pixel che produrrebbe un rumore per cui non riusciremo a scendere al di sotto di un determinato range di precisione. Questo è un sensore molto largo, quindi ha un fattore di forma decisamente interessante ed è estremamente compatto. È munito di sensori, quindi non c'è praticamente possibilità di mandarlo dentro un albero o vicino ad un muro. Gestisce tutto in maniera, come si può dire, all'insegna della massima sicurezza e affidabilità del volo. Con che tipo di vento può volare? Beh, noi l'anno scorso abbiamo fatto delle prove con un vento che non possiamo stare qui a raccontarvi, insomma, il mezzo avanzava così e ha portato a casa i risultati. In particolare, diciamo, con questo, questo è un sensore RGB, quindi una semplice, diciamo, fotografia da fotocamera, ci darà delle indicazioni sulla è un rilievo che stiamo facendo, diciamo, dalla fase di inizio dell'accestimento e che proseguirà fino alla fine della levata, perché siamo interessati a capire la rapidità nella chiusura di copertura del suolo. Siccome qui abbiamo messo a confronto, diciamo, 2 sistemi di semina, uno tradizionale, quindi con file distante 17 cm, se poi vi avvicinate, diciamo, verso la prima parcella, un blocco di circa 2000 metri quadrati, l'abbiamo messo a confronto, quindi sistema tradizionale di semina con interfile larga 17 cm con un sistema nuovo che abbiamo messo a punto prevalentemente per le aziende che fanno biologico a file ristrette 5 cm. Praticamente in questo modo quando le piante emergono è come se fossero seminate a spaglio, e quindi il grado di copertura del suolo viene molto facilitato, perché le piante già sono disposte, diciamo, in modo da coprire prima il terreno. Abbiamo un'esperienza, diciamo, di diversi anni fatte in prove parcellari. Negli ultimi anni ci siamo spostati in prove a livello aziendale, e con queste immagini che acquisiamo, diciamo, con cadenza praticamente settimanale, riusciamo a capire la velocità di copertura. L'ideale sarebbe quello, appunto, di come succede per le colture, diciamo, da rinnovo, barbabietola, colture di questo tipo, cioè di fare in modo che il suolo venga coperto rapidamente in modo da ridurre lo spazio a disposizione degli infestanti. Siccome una delle problematiche principali per l'agricoltura biologica, quindi per il frumento biologico, è il controllo degli infestanti,
trovare sistemi che in qualche modo riescono ad avere una, diciamo, a vincere, mettere la cultura del frumento in una condizione di vincere la competizione con l'investante, diciamo, è molto utile. E questo permetterebbe agli agricoltori anche di utilizzare varietà più performanti, quindi varietà moderne, perché normalmente per vincere la competizione con gli infestanti, col sistema di semina tradizionale, gli agricoltori sono costretti in alcuni casi anche ad utilizzare genotipi a taglia alta, che invece che sono, sebbene vincano la competizione con gli infestanti, però sono molto meno produttivi, producono meno della metà rispetto a una varietà moderna. In questo modo, diciamo, questa è una situazione in cui abbiamo uniformato tutte le condizioni, quindi sia l'epoca di semina ma anche la quantità di seme. Qui sono campi seminati con 2 quintali ettaro, diciamo, di seme. In queste condizioni, diciamo, siamo interessati a monitorare il comportamento la copertura del suolo e il comportamento delle infestanti. Quindi da queste immagini, diciamo, le informazioni che otterremo si riferiscono quindi a questa capacità, quindi la capacità di coprire il terreno. E sfruttiamo queste immagini anche per fare selezione. Abbiamo un altro lotto in cui abbiamo a confronto 2000 parcelle, in cui uno dei motivi, dei criteri di selezione è quello di selezionare genotipi che chiudano prima l'interfila. In quel caso la semina è fatta a righe e selezioniamo sulla base delle immagini telerilevate i genotipi che chiudono prima l'interfila, quindi che hanno una capacità, un early vigor iniziale molto, molto spiccato. È un criterio di selezione. Nell'ottica, diciamo, di diversificare le produzioni e di andare incontro alle esigenze in particolare delle aziende biologiche, sono quelle, diciamo, che fanno più quesiti e che sono, diciamo, più, non so se qua ci sta qualche azienda che fa biologico, qualche agricoltore che fa biologico, la necessità di differenziare la produzione, e negli ultimi anni c'è la tendenza a utilizzare le varietà in miscuglio. È una tecnica che anticamente, diciamo, alcuni agricoltori praticavano, ma che la specializzazione dell'agricoltura ha sempre sconsigliato. Perché? Perché non riesci a calibrare bene la tecnica culturale se c'hai varietà che si comportano in modo differente, chi spiga prima, chi spiga dopo, chi alta, chi è bassa, quindi non riesci a tarare. Con questi nuovi sistemi, diciamo, di agricoltura, con l'approccio si chiama agroecologico, in cui non tieni conto soltanto della cultura, diciamo, di per sé, ma tieni conto di tutto quello che c'è intorno, invece è ritornato, diciamo, di moda, tra virgolette, questo sistema, diciamo, di combinare genotipi che hanno caratteristiche diverse, quindi combino la varietà bassa con l'alta, la varietà che sviluppa le radici profonde con quella che le sviluppa più superficiali, la varietà che spiga prima che quella che spiga dopo, perché l'utilizzo del miscuglio è come una gestione del rischio, cioè come se tu riesci a differenziare, appunto, il rischio. E nel caso specifico abbiamo e quindi quello che normalmente succede nell'industria, diciamo, dei cereali, industria di trasformazione, prima e seconda trasformazione, cioè che la miscela viene fatta a valle, cioè dopo la raccolta, viene fatta nel molino oppure nel pastificio, la combinazione delle semole. Noi quello che abbiamo provato a fare è di fare questa miscela direttamente nel campo, quindi scegliere i genotipi, però a questo punto il miscuglio non viene fatto a caso, ma viene costruito in funzione dell'obiettivo, diciamo, da perseguire. Per cui se l'obiettivo è fare la pasta, combiniamo i migliori genotipi che hanno attitudine a fare la pasta con caratteristiche morfologiche differenti e le mettiamo, diciamo, nello stesso appezzamento. Quindi costruiamo, partiamo dagli ingredienti, gli ingredienti sono le singole varietà, li combiniamo nel miscuglio, quello che viene fatto per le specie foraggere, combiniamo il miscuglio lo passiamo all'agricoltore. Questo l'abbiamo, diciamo, lo abbiamo definito, abbiamo fatto, diciamo, un progetto. Il progetto si chiama Grano Mischio è appunto la costruzione di miscele direttamente in campo che sfruttano questo approccio, diciamo, nuovo, agroecologico dell'agricoltura, in cui la sfida non è solo quella di combinare varietà della stessa specie, quindi grano con grano, quindi varietà diverse della stessa, ma combinare anche specie differenti, quindi specie di cereali differenti, grano con orzo, grano con avena, perché oggi, sapete, nell'ambito della diversificazione dei prodotti a base di cereali c'è di tutto, ma anche specie differenti, quindi cereali e legumi. Ci sono un paio di agricoltori che già hanno provato a fare semine, diciamo, con specie diverse, e quindi quell'operazione che veniva fatta anticamente, che noi, diciamo, conosciamo, la macchina, diciamo, per antonomasia che conosciamo di selezione, è lo svecciatoio, no? Perché lo svecciatoio?
perché anticamente la veccia, diciamo, era presente molto nei campi di frumento. Ora la veccia non ha le caratteristiche per essere utilizzata direttamente come prodotto alimentare, però ci sono molte leguminose da granello invece che possono essere utilizzate, e quindi stiamo studiando quali sono le combinazioni più efficaci per risolvere il problema legato alla meccanizzazione, perché nel momento in cui entra la metitrebbia deve raccogliere devi regolare, no, la ventilazione, la larghezza, la distanza del battitore, eccetera, devi uniformare, per esempio, una delle caratteristiche su cui stiamo lavorando, il calibro dei semi. Quindi io posso fare miscugli in cui regolo e quindi scelgo le specie in funzione della dimensione della granella. Per cui grano e veccia va bene, ma va bene anche grano con i lupini moderni che stanno, diciamo, mettendo in commercio a seme piccolo, e quindi regolare questo. Così come cerchiamo anche di combinare e fare miscugli cercando di standardizzare l'epoca di maturazione. Cioè non possiamo mettere un cereale e un legume che hanno uno sfalsamento nell'epoca di raccolta, diciamo, che supera la settimana. Questo chiaramente è improponibile. Quindi i miscugli vengono creati in questo modo, e quindi all'industria di trasformazione gli arriva un prodotto già pronto per essere, diciamo, utilizzato. Il progetto si chiama Grano Mischio. Noi pensiamo che in questo modo riusciamo a combinare sia la tendenza del consumatore moderno, che è quella legata alla diversificazione delle produzioni, ma riusciamo a combinare nello stesso campo anche la sostenibilità ambientale. Perché mettendo leguminosa e graminacea nello stesso appezzamento riusciamo a gestire in maniera più sostenibile anche il terreno. Considerate che una delle problematiche principali che abbiamo oggi, ma che avremo nei prossimi anni, è la riduzione della sostanza organica del terreno, che è la nostra banca, diciamo, per l'agricoltore. Questa è, purtroppo, negli ultimi 100 anni abbiamo assistito a una continua riduzione, per cui l'eccessiva specializzazione, quindi la monocultura spinta, porta a questo. In qualche modo dobbiamo trovare un sistema che, senza compromettere l'aspetto economico, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che l'azienda deve, diciamo, alla fine dell'anno deve farsi i conti, riesce a perseguire tutti questi obiettivi, quindi economico, ambientale e diciamo assecondare le esigenze del consumatore. Questo è del progetto Grano Mischio, pensiamo che sia una cosa molto interessante, ma che stiamo cercando di affinare per tutti questi aspetti.